sulla nostra Smart TV oggi andiamo a prendere Luigi Marattin, un economista del PD a cui ogni tanto vengono i due minuti, è uno dei protagonisti delle risse d'aula, ce l'ha sempre coi grillini. Benvenuto all'abitacolo, io ho già fatto un prequel all'inizio, quindi grazie. Sanno chi è l'economista del PD, che ogni tanto fa anche il pugile. No, c'è un mio fake, lui sì. È il mio fake su Twitter, che è abbastanza simpatico, non troppo, ma che lo prende in giro, sì, perché ogni tanto appare nelle risse parlamentari, dell'aula parlamentare. In realtà una volta era per fermare Fiano, senza grosso successo, e basta. Sì, perché Fiano è un altro che Fiano poi è sanguigno. E di solito, diciamo, la lite è sempre con il Movimento 5 Stelle. Sì, diciamo che è capitato ogni tanto. È capitato, sì, ma lui è renziano, eh? Sì, sono renziano. Non va più di moda, ma sono renziano. Ma ti sono rimasti? No, tanti. Tanti? Non tanti come un paio d'anni fa, ma... Ma io quando, siccome mi mettevo a fare i calcoli l'altro giorno, dicendo, ma se poi il Movimento 5 Stelle vuole minacciare la crisi e fare il governo col PD, quanti sono i renziani che direbbero no? Beh, a sentire le dichiarazioni ufficiali è tutto il PD che direbbe tutto, no. Quindi... sì, ufficiale sì, ufficiale sì. Però poi, diciamo... nei corridoi, non lo so. Mi sembravano più motivata la componente renziana, ma non è che quelli proprio puri duri siano tantissimi. Ma non so, adesso... Ne ho contati una cinquantina. Alla Camera o... No, tra Camera e Senato. Non lo so, io mi sono mai messo a contare, però poi sai, anche questo discorso renziani, non renziani, alla fine tu li dividi sulla base di un'idea su dove devi andare. Calenda che cos'è, un renziano? Eppure Calenda ti condivide un'impostazione che ti dice devi guardare a una prateria che si è creata in quello che una volta veniva chiamato centro. Poi come sai, io non sono... feci un articolo qualche mese fa in cui con un po' di audacia argomentai che anche le categorie politiche tradizionali, destra, sinistra, centro, sono state travolte dalla globalizzazione. In fondo, guarda la Lega. Tu avresti mai detto... La Lega viene universalmente descritta come partito di destra. La Lega chiede di stampare moneta, di fare più deficit, di mandare in pensione la gente prima e di gestire le rifondazione. Tu avresti mai detto che un partito che indubbiamente ha dei caratteri... Sì, l'avrei detto, perché c'è sempre stata la testa sociale che era il mondo più vicino. Ma era residuale. Era residuale, ma culturalmente era la più vicina alla sinistra. Sì, su tanti punti. Opposti estremismi, sì, ma tradizionalmente una destra del 40%, perché a sto punto da ieri questo tipo di destra del 40% è una destra che non ha i connotati della destra tradizionale, ha i connotati di un populismo... che non so neanche più orientare su quel segmento lì. Per me il segmento è diventato diverso, no? È diventato fra chi guarda all'apertura e chi guarda alla chiusura. Alla fine siamo all'indomani di una giornata elettorale, anzi della seconda giornata elettorale, perché prima abbiamo visto le europee, ma poi sono arrivati i comuni. E i comuni, o tutti quelli che hanno vinto e pesante, sono tutti renziani. Ce l'ha fatta il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il presidente del Lanci, De Caro, e poi Nardella a Firenze, poi Ricci a Pesaro, insomma tutti esponenti che si dicevano renziani. Insomma, diciamo che così, erano... vedi, proseguiamo lungo il discorso di non fossilizzarsi su un cognome. Io poi sono sempre convinto che il cognome più ani o ismi abbia sia uno dei fattori di degrado della politica italiana. Sono tutti sindaci che hanno interpretato il ruolo di leadership in un certo modo, che è parte del renzismo, se vuoi, se vogliamo tornare su quella categoria. Beh, ma... anche Renzi era un sindaco, quindi appunto, diciamo, cioè, per quello qui, sembrava, cioè, un po' il partito dei sindaci. Detto, servono risultati concreti, perché Bergamo, Pesaro, Firenze e Bari sono città irriconoscibili rispetto a 5-10 anni fa, quindi servono risultati concreti e serve una leadership forte. Io vedo anche il mio partito, alcuni che dicono no, ma questa psicosi dell'uomo solo al comando, ce l'abbiamo solo noi. In tutte le altre esperienze riformiste europee e mondiali, i paesi sono cambiati con forti leadership e nessuno è andato a dire a Obama, oddio tu sei l'uomo solo al comando, nessuno è andato a dire a Blair, oddio tu sei l'uomo solo al comando, o alla Merkel, eccetera. Noi abbiamo questa psicosi
che non so da cosa derivi, forse affonda le radici veramente in un modo della sinistra di pensare. È vero, però poi però, c'era anche altrove. Ma ormai un uomo solo al comando è la caratteristica di qualsiasi forza si politica. Si chiama leadership. Sì. Si chiama leadership e nelle città dove è esercitata dai risultati, anche perché poi si accoppia a miglioramenti concreti nella vita di quelle realtà urbane. Però insomma, la leadership del PD è cambiata. E c'è uno che ha fatto miracoli. ce lo dice oggi in 70 giorni, ho fatto miracoli, però poi io sono stato il primo che già addirittura in diretta avevo fatto un calcolo affluenza voti mi venivano circa 100.000, ma già alle 3 del mattino senza avere i risultati definitivi, di meno del, del voto del, del 4 marzo scorso. Quindi è vero, quando scendono le percentuali di votanti può salire la percentuale del partito, però poi contano anche i voti assoluti. Quando diciamo che Salvini ha vinto perché ha guadagnato molti più voti del, 3 milioni e mezzo. Della volta scorsa. Persino la Meloni ha vinto perché ha guadagnato 300 voti, circa 300.000 voti, però partiva bassa, quindi anche quelli sono, sono voti conquistati. E il PD dire che ha vinto... Guarda, non è più terzo, allora, il secondo. Ecco. Allora, primo, questa cosa del terzo è veramente strana perché il PD perché era secondo, secondo prima, si hai ragione. Ora, se, no, no, ma mica l'hai detto tu, l'ha detto Zingaretti oggi su Repubblica, e questa è una delle cose che mi ha un po' perplesso, perché se ci mettiamo anche noi a distorcere la realtà, sono fresco un problema, della lettura. Ma diventa un problema serio. Il PD il 4 marzo era secondo, era secondo e non terzo, e che il segretario del PD dica che invece era terzo, un po' mi perplime. Ci avrà un complesso di inferiorità nei confronti di Salvini. Allora, facciamo, facciamo un che discorso, sembrava già più grosso di quel che era. No. Un discorso complessivo. Il risultato del PD è buono perché politicamente è l'unica opposizione rimasta. Se tu guardi, si è squagliata l'opposizione di Forza Italia che ha dimezzato i voti. Si è sancito, spero definitivamente, perché sono 15 anni che si sancisce, che a sinistra del PD non c'è nulla, l'1,5, il 2, eccetera. Che un po' era stata anche riassorbita con che è stata anche fatto riassorbita i 5 Stelle che per 2 mesi hanno fatto l'opposizione a Salvini sono crollati, quindi diciamo il PD è l'unica forza rimasta come baluardo di opposizione, e questa è la lettura politica che io ho sempre dato. Ora, il fatto che qualcuno si sia così indispettito per aver semplicemente elencato questi dati, che fra l'altro nel mio caso erano rivolti a sottolineare il crollo dei 5 Stelle, perché perdere 6 milioni e mezzo di voti in un anno stando al governo è un'impresa a cui nessuno... Non bisognerebbe chiedere a uno che di natura dovrebbe fare il killer dei 5 Stelle a cose un'analisi su cosa è dovuto, però ce lo, sì, no, ce lo si chiede tutti, sì, come hanno fatto a perdere beh, secondo me tanto. L'Italia poi si è reso conto insomma del fatto che l'incompetenza e l'approssimazione al potere non pagano. Io l'interpretazione che do è quella. Comunque, dicevo, nel momento in cui tu metti... Perché Salvini invece è competente. Salvini, e non improvvisa. Salvini secondo me, ha domanda, investito politicamente tutto sulla gestione immigrazione. Dei risultati lì, perlomeno a livello di immaginario collettivo, li ha avuti. Per il popolo italiano, Salvini è quello che ha fermato i migranti. Addirittura è andato sotto processo per quello, anche se poi non si è fatto, processo, processare, ma ormai nella comunicazione tutto viene. Quindi quel risultato lo può, l'ha potuto esibire. I 5 Stelle è stata evidente la loro incompetenza. Io non l'ho fatto per retorica, io ci credo veramente che quando un partito fa un congresso e elegge un segretario, quello è un segretario e tutti lavoriamo col segretario. Io ho lavorato con Zingaretti, incontrando i risparmiatori delle banche, facendo la proposta economica, collaborando alla proposta economica che abbiamo lanciato prima delle elezioni. L'ho fatto con lealtà, l'ho fatto con buono spirito di collaborazione, sapendo che quello è il mio segretario e non ho polemiche da fare. Dopodiché, leggere stamattina su Repubblica... Dovrebbe dividere il successo, questo successo... No, ma per carità, ma successo, ripeto... dopodiché, leggere stamattina su Repubblica che il segretario del mio partito, per aver, ripeto, noi messo i dati che erano rivolti ad attaccare proprio i 5 Stelle, non certo il PD, usa un termine, siamo alle comiche finali di una stagione finita. Comiche finali mi ha risvegliato un ricordo, è la frase che usò Fini, ti ricordi? Sì. Quando cominciò a litigare con Berlusconi.
cos'era, 2008 o 2009, non ricordo bene, no? E poi sappiamo com'è finita. Allora, che la usi il segretario del mio partito, accoppiata a una fake news, cioè quella che eravamo terzi, moribondi, ora siamo secondi, ti dico la verità, non mi ha fatto piacere, perché io sono convinto che... Anche perché era rivolta a voi, quindi immagino. Davvero non ho trovato un fallo di reazione ingiustificato, perché noi abbiamo supportato bene questo partito. Ti dico la verità, non svelo un segreto per dire che invece nella segreteria del PD c'è chi faceva liste di renziani che non dovevano più andare in TV. E ho detto, vabbè, giusto, Zingaretti ha il diritto di mandare in TV chi vuole, nessuno ha fatto problemi. Non so quanto sia, diciamo, orientato a una gestione unitaria e pacifica, ma abbiamo detto, va bene, giusto, ripeto, io mi sono messo a lavorare sui conti delle proposte economiche. Sentirmi dire che sono un residuato di una stagione politicamente finita perché ho elencato i dati del Viminale che sono sotto gli occhi di tutti, un pochino mi è dispiaciuto, perché ti ripeto, nessuno mette in discussione Zingaretti, semmai stiamo parlando di come dal PD costruire un'alternativa vera a Salvini, perché questi risultati comunque ti dicono che lo spazio di espansione del PD in quanto tale è limitato. Dove vai a questo punto? Quindi o ti inventi una proposta politica che non escluda il PD, ma che assieme al PD riesca a parlare a tutta la società italiana, oppure non te ne fai nulla né del 22, né del 25, né del 20%. Queste cose vanno fatte insieme e io non capisco perché stamattina, ripeto, mi ha un po' lasciato perplesso quei toni, perché nessun renziano, così li vogliamo chiamare, si è risparmiato in campagna elettorale. Io ho girato tutta Italia come tutti i miei colleghi, ho lavorato lealmente con Zingaretti, ho collaborato lealmente con Zingaretti, io spero che, come dire, possiamo tornare a farlo senza i toni di questa mattina. È evidente, Franco, che Renzi ha portato un'innovazione nella cultura politica del PD che tanti non hanno mai digerito. Tu pensa solo nel rapporto con i sindacati, con i magistrati, con le policies del mercato del lavoro, con il ruolo di leadership stessa. Renzi ha portato una carica di innovazione che può piacere o non piacere, ma che è stata sempre percepita come aliena da grossa parte della sinistra tradizionale. E questa cosa qui ancora è in giro. Io sono convinto che si possa riconciliare, perché ti ripeto, alla fine devi costruire un fronte alternativo e forte al populismo, ma è evidente che i strascichi di questa cosa nella cultura politica del centro-sinistra ancora. Campagna elettorale, questi hanno detto: io a 5 milioni di poveri do 780 euro se sei single, 1.400, 1.380 quello che erano se sei in famiglia. Tu questo hai detto, non hai detto è l'integrazione, si guarda. Nel momento in cui tieni così alte le aspettative e arriva un centimetro in meno di quelle aspettative, quello si incazza. Perché poi... E Salvini non ha fatto... Perché è successa questa cosa con gli 80 euro, eh? Perché poi gli 80 erano 50 per qualcuno, 40 per qualcun altro, 30... Uno, per semplificare, dice 80 euro, ma non era così. 80 euro, non ero 80 dipendeva tutti, da quanto eri lontano. No, c'era un decalaggio fra i 24.600 e i 26.600. Poi qualcuno si è scoperto 8.024. Che in realtà era fuori, ha dovuto restituire. Insomma, un po' di pasticcio lo si fa. Diciamo, 80 euro, essendo una misura fatta in quel modo, se a fine anno hai guadagnato di più, lo devi restituire. Ma anch'io, se dichiaro di aver diritto a una detrazione, e poi non hai diritto, ne richiedono indietro. E il decalage c'era soltanto nella coda finale fra i 24.000 e i 26.000, tutto il resto prendevano 80 euro normalmente. Quindi diciamo, non lo so. Poi uno può discutere dei difetti degli 80 euro. Poi, una volta che gliel'hai data, a tutti sembra dovuto. Purtroppo la sedimentazione delle aspettative in questo paese è un problema forte, cioè quando hai una cosa si consideri per sempre. Ecco perché la spesa pubblica è così difficile da tagliare, perché ogni capitolo di spesa sembra un diritto acquisito per secoli. Sembra un diritto acquisito questo. A proposito, adesso sta per arrivare la letterina dell'Unione Europea, della Commissione Europea, con una procedura per deficit, per debito eccessivo, credo. Almeno questa non l'abbiamo vista ancora, ma insomma sì. L'ha comunicata il vice premier di fatto la notte stessa della vittoria, dicendo sta per arrivare, risponderemo
non so cosa, non è manco detto che, no, che no, la multa detto, sia quella detto. Che si dice. Vabbè, la multa è solo la, diciamo, teoricamente finale, può sì, arrivare fino, ma non è detto ancora quale sia la sanzione. Lì però si risolve mai questo problema qui, perché è vero che il debito è stato stabilizzato, ma non è che siamo in un sistema di regole che per l'Italia è più penalizzante rispetto ad altri paesi, è più perché ha un'economia diversa dagli altri paesi. Regole fiscali stai parlando? No, tutto sistema di regole, sì, dal fiscal compact di finanza pubblica, come anche quelle bancarie, fare i regolamenti di Basilea, che sono più pesanti per l'Italia che per altri paesi. Rimanendo solo sul lato macroeconomico, quindi regole bancarie e fiscali, io ti rispondo sì, ma perché ce lo siamo voluti noi. Cioè, non è che sono state fatte regole per punire questo o quel paese. No, no, no. Noi siamo entrati in questo sistema di regole con delle criticità. Senza discuterlo troppo. Tanto come sempre accade, no? Quasi sempre accade, purtroppo. Però ci siamo entrati con criticità forti dal punto di vista fiscale e poi bancario, anche se il problema bancario si è aggravato durante l'ultima crisi. Cioè, quando tu entri nell'euro con un rapporto debito-PIL del 120% e ti ricordi, entri nell'euro grazie a quella frase che Ciampi e Prodi fecero aggiungere nel 96, cioè che il rapporto debito-PIL deve essere 60 o si deve avvicinare al 60. Noi quell'anno scendemmo dal 120 al 119, cioè, beh, 119 è più vicino al 60 di quanto non fosse 120. Quindi entrammo così nell'euro e il Belgio entrò col nostro stesso debito, ma nel giro di pochi anni scese all'80%. Noi siamo rimasti a un rapporto debito-PIL sempre sopra il 100%. Il paese non riesce a dire, ragazzi, i problemi che ci abbiamo si risolvono in 5 o 10 anni a essere ottimisti. E allora tu devi avere un pazienza. Orizzonte, un attimo, così, perché l'hai sfasciato per 40 anni sto paese. Io capisco chi fa politica non ce l'ha quel... Ma però chi fa politica non ce l'ha con tutti questi fluidi elettorali. Perché siccome c'è il mese prossimo il referendum su X o si vota nel comune di Y, io devo dare dei risultati, ma politiche sul nostro sistema industriale non danno risultati in un mese o in due mesi. Allora, è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, sono gli italiani che hanno perso la pazienza e vogliono risultati subito? O sono i politici che hanno fatto credere agli italiani che fosse possibile tutto e subito? Sai che io non ho risposta a questa domanda. Tendo a pensare la seconda. Cioè, a un certo punto l'offerta politica ha detto, oh, che è qua? Cos'è? Anni, medio termine? No, 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 io il mese prossimo ti risolvo i problemi. Gli italiani hanno detto, va bene, solo che adesso ne pagano, chi ha raccontato maggiori balle ne paga le conseguenze. Salvini perché non ancora? Perché si è caratterizzato sull'immigrazione e il telegiornale che apre con la barca respinta, fra l'altro con adesso non saranno i telegiornali, sempre colpa dei telegiornali, dei giornali. No, la barca respinta dice, a Salvini è uno che mantiene quello che ha promesso, capito? Quindi il risultato di l'altro ieri lo leggo anche così, però anche Salvini dovrà sbattere contro l'economia alla fine, perché Salvini adesso mi dice flat tax a dicembre, accise, e io le voglio a questo punto. Io onestamente ho fatto il direttore di giornali di provincia del centro Italia un anno fa e non immaginavo che fossero così importanti quei temi lì, ma lo sono perché la cronaca offre quello, cioè ormai la rete dello spaccio trovi nei giardini dove portavi i figli, ma quello è stato un errore degli spacciatori, quasi sempre in mano alla mafia nigeriana o dal giro nigeriano, quindi per loro è lo straniero che ha in mano il giro della droga, in parte è vero. E tanti episodi di questo genere, dai piccoli furti in appartamento, che si fa di tutto un erbe e un fascio, spesso sono albanesi piuttosto che rumeni, che sarebbero europei, ma però per la gente lo straniero uguale, non, quindi quei temi erano sentiti. Ed è stato un grave errore del PD averli sottovalutati, perché quando qualcuno di noi provava a insistere su questo, la risposta era ma non possiamo rincorrere la Lega. L'errore è stato non capire
che lo spazio di differenziazione c'era e come, nel senso, lì non era un discorso di straniero, lì era un discorso di sicurezza, e la sicurezza da che mondo è mondo è più patrimonio dei più deboli che non dei più forti, cioè tradotto lo solito slogan, se un quartiere è insicuro, a soffrire di più non è il ricco che ha la villa e non sta in quel quartiere, sono le persone più deboli. Quindi il fallimento della sinistra su questo tema è stato non capire che girare in città non sicure è un problema per i più deboli, non per i più forti. Dov'era la differenziazione con la Lega? Che io non ne avrei fatto un discorso di c'è il nero, io ne avrei fatto un discorso di tu devi essere sicuro che a romperti le scatole sia un nero, un bianco, un rosso, un giallo, un verde. Cioè, tu non dovevi mai porre il tema di religione o di pelle. Questo differenzia, in questo sì, diciamo, sinistra da, se destra, vuoi, da destra. Questo rimane, il fatto che le persone sono tutte uguali dal punto di vista del, diciamo, del, di non essere condizionati da, da caratteristiche fisiche, religiose, eccetera. Però io non dovevo dire c'è il nero. Io dovevo dire se c'è gente qui che sporca su un muro ed è un ragazzino di 18 anni, figlio del più bravo professionista della città, è un problema per la tua sicurezza lo stesso. Siamo arrivati alla fine del giro, quindi adesso lasceremo scendere qui Marattin. Ma che cosa succederà nel prossimo, da qui a fine anno in Italia? Faccio fare una profezia. Io credo, non lo capiamo, cioè, credo che dal punto di vista politico i 5 Stelle non possono permettersi di rompere adesso, perché la maggior parte di questi parlamentari non credo abbia voglia di tornare alle loro professioni, perché sono che al avessero secondo mandato, quindi non possono. No, ma anche quelli del primo sanno che se si rivota i 5 Stelle prendono la metà dei voti. Quindi credo che proveranno a resistere con Salvini contrattando uno spazio vitale, ma fondamentalmente dandogli via libera. Il vero scoglio sarà l'economia, perché se Salvini dice io approccerò la legge di bilancio dicendo Europa io me ne frego perché ho preso il 34% e faccio quello che voglio, non sarà un problema delle regole europee, che fra l'altro io cambierei, quelle fiscali, ne parliamo un'altra volta, cioè ho delle precise idee su come cambiarle perché non vanno bene, ma sarà un problema che chi ci presta 400 miliardi di euro all'anno guarda il terzo debito pubblico del mondo e chi lo gestisce che dice me ne frego di tutti, secondo me non la prende bene, e quindi avremo quel problema lì, avremo un problema di clausole IVA che potranno scattare, quindi l'economia, diciamo, potrà deciderti se viriamo verso uno scenario o un altro. Politicamente io non credo neanche che a Salvini convenga andare a votare, perché quando gli ricapita di avere alleati che diventeranno da oggi in poi molto servili come i 5 Stelle. Ma i 5 Stelle sono imprevedibili. Diciamo una cosa, arriva la condanna di Rixi a giorni, che fanno? Ma ti ripeto, i 5 Stelle hanno, cioè se rompono sanno benissimo che l'alternativa sono solo le elezioni, no? Mi sembra di capire. Perché magari pensano che si può ancora possibile fare un matrimonio col PD. Se sento il segretario del mio partito, nel quale continuo a credere quando parla, dice che lo esclude, che vuole andare alle elezioni, quindi sono costretto a credere a quella prospettiva. Sì, però poi le elezioni si possono fare ad agosto, però non si possono fare a settembre perché c'è la legge di bilancio da approvare, poi non si possono fare. Stai parlando con la persona sbagliata per un, diciamo, matrimonio PD 5 Stelle, ho sempre considerato una pessima idea. Io credo che politicamente la situazione regga, sarà, ripeto, l'economia, come spesso anche nella nostra storia recente è accaduto, a darti uno shock, temo negativo. E il problema dell'economia è che quando avvengono guai così, poi servono anni per riassorbirli. Noi viviamo nell'illusione che succede qualcosa, vabbè, poi dopo aggiustiamo, invece i danni di scelte sbagliate o di shock economici poi li paghiamo per anni, e questo mi preoccupa un po' di più del destino dei 5 Stelle o del mio personale, di tutti i parlamentari. Auguri e buon lavoro, grazie Marattin.